particolari novità emergono da questo ASCO GI? Non ci sono novità stravolgenti, però ci sono una serie di dati su nuovi trattamenti immunoterapici che magari potrebbero funzionare anche nei pazienti non MSI, cioè quelli che non hanno le caratteristiche per rispondere all'immunoterapia. Ci sono delle nuove possibilità di combinazione degli antiangiogenetici, anche se in linea avanzata di terapia con un farmaco che già avevamo a disposizione. Ci sono sostanzialmente dei miglioramenti, soprattutto nell'ambito della ormai conferma della possibilità in alcuni pazienti con tumore del retto di avere un trattamento che escluda la chirurgia, cioè che utilizzi la chirurgia solo in caso di ricrescita della malattia. E questo può essere una cosa molto importante per i pazienti, visto che si tratta di interventi che spesso sono ampiamente demolitivi e invalidanti. Per cui sarebbe veramente un passo avanti, ma poi anche in altre patologie l'immunoterapia ormai ha trovato lo spazio per il cardiocarcinoma, ha trovato lo spazio per il colangiocarcinoma, ci sono una serie di dati che sono decisamente interessanti e altri ancora molto nella fase della sperimentazione che potranno però magari in futuro darci degli ulteriori benefici.